Serata numero 5. Oltre la musica, il repertorio e i musicisti, c'è tanto tanto altro dietro le quinte, ad esempio l'organizzazione, le telefonate, gli incontri con gli sposi e anche un iter burocratico che va seguito. Una delle tante domande che ci fanno gli sposi è se la SIAE è compresa o non nel prezzo. Questa maledetta SIAE purtroppo non è compresa nel prezzo e va pagata a parte, e capiamo il perché. La SIAE è l'acronimo di Società Italiana degli Autori ed Editori e ha il compito di... Aspetta che leggo, leggo perché mi sono trovata le parole più difficili esistenti. Ha il compito di assicurare a questi ultimi, gli editori e gli autori, la remunerazione del loro valore. Quindi autorizza le utilizzazioni delle opere e in cambio riceve da chi le utilizza, cioè in questo caso voi sposi che avete organizzato l'evento, i compensi dovuti per poi distribuirli ai famosi aventi diritto, cioè sempre autori ed editori. Il costo varia in base alla location, al numero degli invitati e al genere musicale. In che senso genere musicale? Se abbiamo un gruppo live che suona o un gruppo che si aiuta con il supporto delle basi. Quindi fate attenzione poi al totale. Per pagarla basta andare o all'ufficio SIAE e ritirare la ricevuta e il borderò, o si può fare tutto sul loro sito online. Il borderò è quel documento dove vengono segnati tutti i dati relativi all'evento, dall'organizzatore all'esecutore, e dove vengono segnati tutti i brani che i musicisti vanno ad eseguire. In base al tipo di evento e al genere musicale cambia il colore. Solitamente per questo genere di eventi, ovvero il matrimonio, è di colore rosso ed ha un costo fisso. Una volta compilato, questo borderò va consegnato agli uffici SIAE entro 15 giorni, mentre nella modalità online è tutto più semplice. Dopo essersi iscritti come mandatari o associati alla SIAE sul sito, si va stesso lì nella sezione My Borderò e si comincia ad inserire passo passo l'evento che noi andiamo ad organizzare. Questa cosa è molto semplice perché stesso il sito ti guida man mano. Poi, alla fine, una volta pagato e avuto la ricevuta in cambio, si va ad assegnare ad un esecutore il borderò da compilare, e questa cosa poi spetta all'esecutore, al rappresentante del gruppo, compilare e quindi andare a scrivere tutto il repertorio che si è andato ad eseguire. Ma la SIAE non è tutto. Un'altra cosa importante che i musicisti devono fare è l'agibilità. Ovvero i contributi INPS e INAIL che ogni musicista deve versare in percentuale alla paga dichiarata. A questo versamento dovrebbe provvedere ogni singolo musicista oppure l'agenzia sotto la quale i musicisti stanno lavorando. Tutto questo è importante per, uno, stare in regola nel caso ci fossero accertamenti fiscali, e poi per tutelare il musicista come lavoratore. Dei nostri profili social media 85.